Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Le fiere del fumetto, un tema caro a tutti noi. Luoghi in cui puoi incontrare gente con la tua stessa passione, in cui puoi recuperare gli albi che ti mancano per completare la tua collezione, in cui soprattutto hai la possibilità di conoscere gli autori dietro alle tue storie preferite. Oggi però non siamo qui a tessere le lodi di questi eventi, certo che no, siamo qui per fare un bel elenco di cose che li riguardano che mi stanno altamente sul cazzo. Siete pronti? Iniziamo con il dire che ad oggi le fiere del fumetto pure o quasi sono veramente poche. Quando si organizza un evento di quel genere è spesso qualcosa che include anche tutto ciò che sta sotto il macro ombrello del termine nerd o cultura pop, aggiungendo quindi anche videogiochi, giochi da tavolo, carte collezionabili, D&D, action figures, statuine e chi più ne ha più ne metta. E ok, da un certo punto di vista non è una cosa negativa perché significa più affluenza, più ingressi, ma dall'altro toglie centralità al tema del fumetto, facendola diventare una fiera di un po' tutto. Certo, è probabile che se ti piacciono i fumetti tu abbia un minimo di interesse anche per quelle altre cose, ma non è scontato. Ho conosciuto gente molto appassionata che non aveva mai preso in mano un controller in vita sua e non aveva alcun interesse ad avere sugli scaffali anche action figure e statuine. Più tematiche aggiunge a una fiera e più diventerà dispersiva e minore sarà lo spazio da dedicare a quella principale. Ma è vero anche dal lato opposto, se fossi un videogiocatore duro e puro e cercassi una fiera di videogiochi, mi starebbe altamente sulle palle dover dividere lo spazio con stand di fumetti e giochi da tavolo. E sapete qual è la versione ancora peggiore di questo? Quando il controllo sugli espositori a una fiera è così scarso che si trovano stand da fiera dell'elettronica che vendono cover per telefoni e casse Bluetooth o borsette fatte a mano. E mi è successo davvero. Rivenditori di cui neanche spingendo al massimo l'immaginazione, neanche ingigantendo al massimo quell'ombrello che è il termine nerd, potresti giustificarne la presenza a una fiera del fumetto. Una volta mi è pure capitato di trovarmi davanti a uno stand che vendeva DVD falsi, letteralmente dei case di plastica con schiaffata la cover stampata in un foglio A4, incellofanato come se fosse originale ma contenente un disco masterizzato. E li hanno fatti entrare tranquillamente, basta che pagassero per il loro posto, come minimo gli organizzatori non sapevano neanche cosa vendessero. E lo stesso discorso si può fare per gli ospiti, ormai alle fiere del fumetto può essere invitato chiunque a parlare di qualsiasi cosa. E la faccenda è degenerata così tanto che al Milano Comics and Games c'è Rocco Siffredi e al Firenze Comics avevano annunciato la partecipazione di Vanna Marchi, per poi ritirare tutto dopo la gigantesca shitstorm che ne era seguita, giustificandosi dicendo che si trattava di una burla, di uno scherzo, e come chiunque altro i miei seri dubbi, perché che cosa avrebbe da guadagnarci la fiera da uno scherzone così, lo sanno solo loro. Ma Cristo Santo, se un evento ha del budget per degli ospiti dovrebbe invitarne di attinenti al tema, magari i fumettisti in questo caso, e non necessariamente grossi nomi internazionali, però almeno gente che lavora nell'ambiente o che comunque c'entra qualcosa. Ok, come abbiamo detto all'inizio, alle fiere c'è sempre meno fumetto, ma c'è anche sempre meno varietà. È pieno di espositori che offrono le ultime uscite, tra editori e fumetterie, ma ce ne sono sempre meno che propongono arretrati e rarità. A quel punto che senso ha comprare in fiera e non nella tua fumetteria, visto che la roba è sempre quella? Una valida risposta sarebbe per gli sconti fiera, ovvero offerte speciali proprio in occasione dell'evento che servono a invogliare la gente all'acquisto e magari a far tornare il venditore a casa con un po' meno scatoloni da caricare. Mi ricordo che quando ho iniziato a frequentare le fiere era una pratica abbastanza comune, anche se più per le fumetterie che per gli editori, ma ora non si usa praticamente più e ogni albo è venduto a prezzo di copertina. E tutti gli altri prodotti che purtroppo non hanno il lusso di avere un prezzo stampato sopra, come statue e action figures, sono addirittura sovrapprezzati. Le paghi in fiera più di quanto le pagheresti in un negozio esterno o su Amazon, contando sul fatto di averle lì davanti agli occhi per invogliare gli acquirenti. Io seriamente non mi ricordo l'ultima volta che ho potuto dire wow, sono andato in fiera e ho fatto un affare. Vogliamo poi chiudere menzionando le self-area, ovvero quegli spazi dedicati alle autoproduzioni, agli artisti indipendenti e ai collettivi? Lì spesso si trovano opere pazzesche uscite direttamente dalla mente degli autori senza il filtro di una casa editrice. Roba fresca e nuova
muova per davvero, il vero sale del fumetto. E molto spesso agli eventi, purtroppo, questo spazio non c'è. Vuoi per i prezzi proibitivi per esporre, che non vanno ad agevolare chi non è un editore o una fumetteria, o vuoi per il visibile scarso interesse del pubblico nei confronti del fumetto, che scoraggia gli artisti indipendenti. Fatto sta che è un'enorme perdita per tutti quelli che il fumetto lo amano davvero, e anche per l'evento stesso in termini di qualità, che alla fine è proprio quello il problema, il disinteresse totale di molte organizzazioni nel creare un evento di qualità, avendo in mente soltanto di riempire i padiglioni con più roba possibile e strappare più biglietti possibili. Un esempio di fiera estremamente positivo per me è l'ARF Festival di Roma, un evento totalmente incentrato sul fumetto, con espositori di qualità, editori che propongono anche cose interessanti, una gigantesca artistalle, un'area self ben curata, ottime mostre, incontri tutti riguardanti la tematica principale, non roba a caso. O anche il Grigna Comics, una fiera così di nicchia che degli espositori non ce li ha nemmeno, ha soltanto un banchetto itinerante che si sposta tra varie conferenze con autori ed editori e gente del settore. Una più interessante dell'altra, sono questi gli eventi di cui hanno bisogno i veri appassionati e che dovrebbero moltiplicarsi. Non dico che le fiere come sono adesso dovrebbero sparire, sono il primo che le frequenta, sono divertenti, hanno i loro lati positivi, ad esempio alla Milano Games Week dell'anno scorso c'erano così tanti ospiti, così tante attività e così tanta gente che davanti al fottutissimo Chris Claremont c'era la stessa fila che c'è davanti a un chiosco di panini particolarmente buono e sono riuscito a farmi autografare i fumetti. Però per me l'ideale sarebbe far tornare il fumetto al centro di tutto, e se non lo si vuole fare in quegli eventi, crearne di alternativi, proprio per quelli infognatissimi come me, che più fumetto ci metti e più sono contenti. Direi che questo sproloquio è finito, vi ringrazio per aver guardato il video, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete condividerlo, lasciare un like, lasciare un commento qua sotto dove mi dite cosa pensate voi delle fiere del fumetto, o se vi sentite particolarmente generosi, qua giù in descrizione c'è il mio link a TP per una donazione singola o un abbonamento, da cui riceverete anche delle ricompense carine. Sempre in descrizione trovate anche tutti i miei social, che non sono più così pochi. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi, arrivederci a tutti e al prossimo video. Ma vogliamo poi parlare di quanto fa cagare il cibo alle fiere, di quanto è sovrapprezzato pure quello, i ramen istantanei del supermercato rivenduti a 5-6 euro, panini al sacco tutta la vita. We're looking fresh. We're stepping in the VIP.